Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ai quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Con queste due terzine si apre la Divina Commedia di Dante, forse il più bel poema del mondo. Ed ecco, quasi a cominciare dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pelma colata era coperta. In questi versi Dante inizia a parlare nel suo incontro con le due fiere che rappresentano i peccati di cui si era mangiato. La lonza rappresenta il peccato della lussuria, il leone quello della superbia e la lupa quello della cupidigia. A te conviene tenere alto viaggio, rispose, poiché la Grimal mi vide. Se vuoi campare, di sto loco selvaggio. È consiglio di Virgilio a Dante, che lo considera un modello da cui prende spunto. Virgilio è maestro e indica a Dante di cambiare strada, cambiare visuale, per poter uscire dal luogo buio in che aveva pervaso la sua mente. Questo luogo non gli fa ragionare lucidamente, bloccandogli la strada. Dante dovrà affrontare un viaggio più lungo e difficoltoso del previsto. D'altro canto, per la salvezza bisogna fare tanti sacrifici. Lo giorno se ne andava e l'aere bruno toglieva gli animali che sono in terra, delle fatiche loro, e io solo non mi apparecchiava a sostenere la guerra, sì del cammino e sì della pietata, che ritrarrà la mente che non era. Qui finisce l'ultima immagine terrena di Dante, prima di iniziare il suo viaggio nell'oltre tomba. O muse, o altro ingegno, or m'aiutate, o mentre riscrivesti ciò che io vidi, qui si varrà la tua nobiltate. In questa terzina Dante si fa lo stile greco citando le muse. L'apostro fede delle muse era quasi d'obbligo per i canoni della letteratura classica e medievale. E da questa terzina si dà il via all'inferno. Io cominciai, poeta che mi guidi, guarda la mia virtù se lei possente, prima che all'alto passo tu mi fidi. O poeta che mi guidi, valuta se la mia virtù è pronta per sottopormi al largo cammino. Questo verso riporta il tema di avere un animo pronto per affrontare le difficoltà della vita, affrontarle con una guida che ci sostenga, ci consigli e ci accompagni in questo cammino. Luceva gli occhi suoi più che la stella, e cominciò a mettere soave e piana con angelica voce in sua favella. O anima cortese mantuana, di cui la fama ancora nel mondo dura e durerà quanto lo mondo lontana. Dante, con queste parole, racconta l'incontro tra Virgilio e Beatrice. La ragazza gli dirà che dovrà andare a salvare il protagonista. O muse, quanto ingegno, or cam... Anima cortese. Modello da cui prendere spunto. Il più bel poema che in terra italiana abbiamo mai.